Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video, non ho nessuna pretesa di fare gameplay, ma volevo condividere almeno la mappa che sto giocando. In questo momento sto giocando alla Galactic Science, scusate la pronuncia pessima, volevo mostrarvi un po' quello che ho fatto fino adesso, anche guardando un po' mia esperienza. Diciamo Marcus Cronin è stato il mio ispiratore. Sono più avanti di lui ormai nella serie, come potete vedere. Ho dato fondo a tutta la mia pazienza e ho creato la tavola periodica con tutti gli elementi. Qui c'è la stanza della chimica con il fission reactor e il fusion, cioè il fission chamber e il fusion chamber. Di qua metto i composti complessi, non ne ho molti perché tendo sempre a scomporre tutto. Qui la mia magnifico spawner di naturalmente tutto alimentato con Vibrant Capacitor Bank connesse a degli exciter. Qui ho il mio spawner di Enderman che il più delle volte, porca puttana, riescono sempre a scapparmi, mannaggia loro. Vediamo un po' se ne arriva uno. Eccolo qua, vieni qua, amico mio. No, l'ectoplasma, voglio anche lui. Muori, muori. Ok, sto cercando di arrivare a 30 livelli per fare anch'io come Marcus. Mi ha ispirato, non ci avevo proprio pensato, a fare lo spawner di mucche. Qui c'è il mio muro dei barrel. Tutti questi barrel vi direte voi perché cavolo li ho fatti? Perché con i sieve, a seconda di cosa vai a passarci dentro, ti droppano delle cose. Quindi il fatto che io abbia. C'è il Moon Turf che mi dà la redstone, la glowstone, la gunpowder, eccetera. C'è la moon dirt che mi dà i semini vari. C'è la moonstone che mi dava i metalli, eccetera, eccetera. Poi vabbè, la gravel mi dà i metalli, quelli più raffinati. Qua ho creato un sistema, anche qui con gli exciter, con i sieve automatici. Non è automatico che il materiale arrivi qua dentro, glielo devo buttare io a seconda, cioè dipende un po' dalle cose, da cosa voglio pa far passare. C'è tutto un sistemone, adesso partiamo dalla mia magnifica base lunare. Qua sotto non ho voluto spostare più di tanto la camera dell'ossigeno, quindi ho ampliato direttamente qua sotto, sperando che non siano spawnati mostri. Ho ampliato qua sotto, ho aggiunto tutti gli oxygen collector, li ho collegati a un vibrant capacitor che sta sotto il pavimento, che è collegato non più allo Star Harvester, l'ho eliminato, preferisco non consumarle per il momento le stelle. Li ho collegati a dei pannelli solari che sono poi sul tetto. Qua dietro questo muro, adesso vediamo solo che non ci sia il 3x3, ok, dietro questo muro ci sono dei Quantum Entropy Accelerator che bruciano cobblestone. Vediamo se riesco a fare. Bruciano cobblestone, quindi ci sono dei cobblestone generator qua sotto. Bruciano cobblestone e mi alimentano i miei dispensatori di ossigeno. Adesso dov'è il Tyrian? Che così chiudo il buco. Il mio letto, anche se devo dire che in questa serie dormire non serve un granché. Le ricompense varie mi hanno dato una quantità di lava che fa veramente schifo. Qua c'è la dirt con il metodino che io butto qua dentro i sapling e ogni tanto ne creo un po'. Se no, visto che ormai sono pieno di flint, trasformo la flint, anzi, sarebbe il caso di farlo. Trasformo la flint in silicon dioxide e la trasformo in dirt a sua volta. Ceste varie con materiali, gli attrezzi. Vabbè, l'heavy duty workbench, workspace, anzi, per fare un po' di roba più pesante. Qua c'è il mio transceiver che è collegato al Query, che adesso attualmente è su Venere, perché
Il problema grosso è che, come potete vedere dal mio libretto delle quest, ho finito tutto quanto tranne, ahimè, la questione Stargate. La questione Stargate è veramente una palla assurda perché richiede innanzitutto, poi non so, spero che dopo sia un po' più semplice, ma richiede innanzitutto 64 pezzi di Naquadan. E voi direte, e vabbè, e che ci vuole? E ci vuole che il Naquadan, ahimè, si fa, tra l'altro usiamo il crafting portatile, si fa con i Venus Crystal. I Block of Coal non sono un problema, si craftano e via, ma i Venus Crystal bisogna scavarli, minarli. E per il momento ne ho trovati una ventina? 17. 17, quindi sono ancora lontano dal risultato. Sostanzialmente, allora facciamo dunque, dalla quella fabbrica di cobblestone che avete visto qua sotto, ho collegato un tubo che corre tutto qua sotto, a un pipe che arriva qui a questi sag mill. Questi sag mill mi generano con la cobblestone la sand, che a loro volta sono collegati grazie ai pipe, quelli della Ender IO, a tutto quest'altro sistemone che adesso vedremo. La cobblestone, dicevo, va nei sag mill e mi genera la sand, va in questo attrezzo qua di... Tra l'altro ho notato che il crucible... no, cosa sto dicendo? Che lo stone barrel, anziché il barrel quello di legno, non dà il glitch grafico. Non so se è solo una coincidenza o se è perché sto usando i pipe dell'Ender IO per rifornirla. Quindi qui io genero lava che viene tutta raccolta e spedita dentro il mio generatore di vapore che mi produce vapore, appunto steam, che viene collegato a questo generatore. Ho fatto delle vibrant turbine. Questo generatore mi alimenta il crusher che è sempre dalla cobblestone, perché poi qua questa dorsale qui mi mette in collegamento tutti i vari barrel. A seconda, il generatore di steam mi produce ossidiana, è pieno che versa purtroppo anche lui. La cobblestone in eccesso che non viene trasformata in lava, che non va nel sag mill e che non mi riempie il barrel, arriva qui a quest'altro cr electric crusher che me lo crusha e me lo fa diventare gravel, che a sua volta viene riprelevata, buttata nel barrel. E poi a seconda se mi serve o no, presa e buttata qua dentro a produrmi metalli. Stessa cosa, la sand che viene prodotta dal sag mill viene raccolta, spedita nel barrel, prelevata dal barrel, buttata qua dentro per fare soul sand. Sono pieno di soul sand, anche qui cazzarola, porca miseria, ogni tanto dovrei filtrarla per prendere un po' di quarzo, solo che, come vi stavo dicendo prima, trovare i Venus Crystal è diventata la priorità, visto che non si trovano così facilmente. Sto massacrando con il quarry tutta Venere. Il problema del quarry su Venere è il problema anche del fatto che a me spiace buttare via tutta la cobblestone di Venere che produco. Produce questo risultato qua. Ho una chest fottutamente piena di cobblestone di Venere che arriva dal transreceiver, riempie qui, da qui viene spedita nel tubone che ta-ta-ta-ta-ta, arriva qua, no aspettate, non mi ricordo più, arriva, ta-ta-ta, arriva, vabbè, arriva da qualche parte, arriva qua sotto, passa e arriva a quest'altra chest è collegata anche al sistema dei sieve, perché tutto quello che non viene distribuito grazie a questa sorting chest su questi barrel viene, ovvero i metalli, viene preso e buttato dentro il crafter. Il crafter mi combina gli ore, viene buttato qui, ributtato dentro l'hammerer, ributtato dentro il secondo crafter, ributtato nell'altra chest. Perché tutto questo trigo di chest, direte voi? Perché se no si riempie l'hammerer. E qui non viene portata via la roba dal crafter, quindi ci vuole per forza una cesta di filtraggio in mezzo. Dalla cesta all'altro hammerer, all'ultimo crafter e poi alla cesta di diamante, che come potete vedere è un po' intasata di cobblestone.
tutto sto casino della cobblestone perché chiaramente non si filtra. Oh, non riesco più a uscire, come mai? Aiuto. Ok, eccoci. Purtroppo non filtrano la cobblestone direttamente, i sieve maledetti loro. Bisogna cuocerle. E quindi sto trasformando la Venus Cobblestone in Venus Stone. Da qui viene prelevato il prodotto, che qua sotto ta 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 ta, fa tutto il giro e viene a riempire i barrel. Come potete vedere, qua ci sono i barrel della Venus Rock, che è pieno, che versa anche lui. Questo circuito è collegato anche a quest'altra chest, dove ci sono i vari prodotti della cottura metallici e non. Ho un po' di risorse, come potete vedere, sempre l'oro è quello che scarseggia di più, ahimè, in questa cazzo di nei sieve purtroppo non è che ne esca molto, e anche come prodotto per il momento non l'ho trovato in grandi quantità da nessuna parte. E quindi qua dentro finiscono anche i prodotti dicevo, della cottura. Cos'altro dirvi? Ah, vabbè, della chimica vi ho parlato, vi ho fatto vedere. Qua sotto c'è il. Ho spostato qua sotto il mio simpatico. Ah, tra l'altro, ho creato la portable Ender Chest. Anche se non ho ancora piazzato da nessuna parte l'Ender Chest di collegamento, perché non ho ancora deciso bene dove farla. Qui ci sono il mio decomposer e il mio synthetizer, anche loro alimentati qua dietro. Non so se li vedete con. Ops. La mia armatura ogni tanto fa scherzi con i salti, con gli exciter. Qua stavo producendo un po' di cellulosa. Qua ho creato un po' di cheratina prima, cioè un po' di pelli prima. Normalmente, poi vabbè, il decomposer è collegato a una chest che sta qua dietro e che è collegata al sorting system dei barrel qua, in modo che se ho dei materiali compositi me li prendo e ciccia, perché tanto non li va a piazzare là dentro. Ma se io decompongo questo in prodotti, in elementi singoli, attivando in questo modo, io li prelevo direttamente e me li sorta già direttamente lì dentro. Cos'altro dire? Qua c'è, vabbè, il mio vialetto del tramonto, no, scherzo, il mio vialetto qua di alberelli per produrre le stringhe. Laggiù c'è la mia farma di alberelli, la mia autofarm. Qua c'è la mia zona con due Ender Lily Seed che mi producono Ender Pearl quando hanno voglia, e poi io ogni tanto integro ammazzando qualche simpatico Enderman. Questo è il mio generatore principale. Tra l'altro qua c'è una dimensional chest collegata al barrel sempre pienissimo di idrogeno, perché poi vi farò vedere. Questa stessa Ender Chest è Dimensional Chest è collegata su tutti i pianeti ed è il sistema con cui alimento le bolle di ossigeno sugli altri pianeti. Questo è il mio sistema principale. Qua c'è un'altra Vibrant Capacitor Bank piena, che è collegata a questi 10 Stirling Engine, che avendo gli Octadic Capacitor producono 80 RF su tick l'uno. Quindi, essendo 10, sono 800 puliti RF, infatti questa è sempre piena praticamente. Alimento questi cosi a idrogeno con questo sistema. Qua sotto ho fatto un laghetto d'acqua, gli ho messo 4 chemical decomposer che vengono riforniti al centro con il classico item, non mi ricordo mai come cavolo si chiamano, i transfer node. Tutto attorno c'è questo circuito fatto con i cavi di energia dell'Ender Io, che devo dire sono veramente comodi. Il fatto che stacchino sia quelli per gli item che quelli per l'energia è veramente stupendo. L'idrogeno e l'ossigeno in eccedenza da questo macchinario viene portato qua sotto con un tubo, arriva alla chest di cui vi parlavo prima, che dovrebbe essere. Qua sotto.
Ui, piano piano. Ecco qua. Quindi questo è il tubo che arriva dal mio decomposer là e questo è il circuito che arriva dal decomposer del mio generatore. Tappiamo il buco. Mi piace tenere le cose in ordine, non mi va di sprecare. Qui, con il vetro, quello fighissimo dell'Enderaio, ho creato una parete vetrata, così tengo sempre sotto controllo il mio bell'orticello da cui produco cactus e tanta altra roba, anche se devo dire, francamente, non mi serve più mangiare perché con tutte le ricompense che mi hanno dato lingotti, quegli instable ingot, mi sono fatto l'healing axe, quindi la mia fame si rigenera in automatico, come potete vedere, e di conseguenza non ho problemi di dover mangiare. Però fa sempre comodo, metti che abbia bisogno di produrre della droga con i cactus, li metto nel decomposer e ho tutte le droghe che voglio. Qua c'è il mio spawner di maiali. Appena arrivo al livello 30 farò anche quello di vacche, visto che così almeno avrò anche la pelle. Tutti questi miei magnifici planter sono collegati sotto con un item transfer node. Che li piglia e li va a portare a una cesta che sta sotto ai barrel laggiù, e quindi è di nuovo un sistema tutto in automatico, tutto sortato in automatico. Usciamo un attimo fuori. Ta ta ta, questo è il mio tetto. Ho fatto tutto con le stone slab perché, ah, qua tra l'altro era caduto un meteorite e aveva distrutto la mia base di lancio, e devo sempre mettere ancora due equipment cube, quelli luminosi, non li ho ancora messi. Vabbè, pazienza, lo farò prima o poi. Qua vi dicevo ci sono i miei solar panel. Qua c'è il solar panel livello 6, che è stato anche lì produrlo un bucio di culo non indifferente, perché l'ultimo livello voleva tipo 8 polytool, che vogliono di conseguenza 8x4, 32 stack di carbon nanotube, e capite che è davvero difficile da fare perché un carbon nanotube sono 4 stack di carbonio, uno. Quindi immaginate fare 32 stack di carbon nanotube, cosa cazzo vuole dire? Semplicemente ho sacrificato un po' di stack di diamanti che avevo trovato con il sieve e l'ho riempita. Questa cesta è collegata anche lei ai barrel distributivi, quindi il prodotto del chopper qua, cioè mele, sapling e legno, viene buttato lì. Quando ci sono gli alberi troppo grossi, ogni tanto cascano dei sapling vuoti, ho provato a buttargli un vacuum hopper e infatti vedete che ogni tanto lui raccoglie qualcosa. E ce lo buttiamo anche loro dentro. Poi vabbè, questi li ho raccolti su Venere, ma dopo ne parleremo. Laggiù, sempre di ispirazione da Marcus Crono, ho provato a fare un cavolo di spawner che è collegato a questa cesta qua sotto, che come potete vedere è collegata anche lei ai barrel. Qui ci sono gli oggetti che non finiscono nei barrel e che per il momento lascio lì. Ho preso giusto un po' di cosine ogni tanto. Il mio spawner, vedo che Marcus, ho visto nella sua serie, aveva un sacco di roba nelle chest dello suo spawner. A me non spawnava niente, era gigante, l'ho fatto abbastanza grosso, via. Ho usato lo stesso criterio che aveva usato lui, quindi ho messo i ventilatori che spingevano i mob giù e che spingevano in un quadrato, questo qua, 5x5, con il Killer Joe della Progressive Automation, che non mi ricordo mai come si chiama, Diamond Killer, ecco. Il problema è che vedevo che non spawnava un cazzo, non uscivano mostri, no, o meglio, non uscivano mostri, magari i mostri c'erano, ma non usciva niente, quella cesta era sempre vuota. Accidentalmente l'altro giorno, ormai è già una settimana, mi sa, l'altra settimana ho visto che c'era anche la Cursed Earth. Si chiama così? Scusate, ma io questa è la prima serie che gioco su Minecraft moddato, quindi ogni tanto mi sfuggono ancora un po' alcuni principi, alcuni termini. Cursed Earth, sì.
E quindi ne ho approfittato, ho creato la piattaforma in corso d'arte e adesso quello spawner è sempre pieno, è sempre talmente pieno che non faccio in tempo a buttargli una spada che me la consumano. Obiettivamente avrei dovuto creare un bel po' di spade e fargli un rifornimento automatico, ma preferisco farla io a mano. Allora, facciamo che fare. Tra l'altro, oltre alla spada di diamante, anche l'Ender funziona in quel Killer Joe. La cosa positiva, perché ha praticamente la stessa durabilità di una spada di diamante, ha lo stesso tipo di danno, quindi ci entra. La cosa positiva è che l'Ender aumenta la capacità dei drop. Allora, l'Ender che, se ricordo bene, si fa con il Dark Steel. Vediamo un po'. Dark Steel, che a sua volta si fa con l'ossidiana e con la Coal Dust. Siccome poi ho questo sagmill con cui passo tutte le rocce che mi vengono droppate da Venere qua sopra, allora ho un botto anche di Coal Powder. Coal Powder, lo steel ne prendiamo un po' anche di ossidiana. A questo punto, tac tac tac, forse dovevo metterne un po' più di coal powder. Facciamo così e siamo a posto. Poi cos'altro manca da farvi vedere? Ho provato a fare, oltre al generatore di vapore che poi di qua trasforma il vapore in energia elettrica. Tra l'altro, questo generatore, guardate che carrozza di accrocchio che ho fatto qua, c'è un altro generatore di lava perché ho fatto un altro generatore di vapore qua sotto. Questo generatore è a sua volta collegato con un secondo RF entangler perché comunque ho usato gli exciter un po' ovunque e quindi per quello là diciamo è sempre pieno, anche perché in realtà ho visto che quasi sempre l'energia se la ciuccia da questo qui. Non so, non ho ancora capito se c'è un modo per dirgli di ciucciare prevalentemente da quello là, visto che è quello maggiore, come produzione, però lui ciuccia sempre da qua. Comunque ho provato a fare anche il Syngas Producer che con il vapore e il coal genera il rocket fuel. Ora, siccome però ne ciuccia troppo di carbone per fare un pochino di rocket fuel e poi buttarlo in quest'altra macchina che grazie al rocket fuel produce 3500 RF su tick grazie alle mie Vibrant Turbine, ho lasciato perdere, l'ho lasciata perché disfare questo accrocchio sinceramente non mi interessava più di tanto, mi va bene così, tanto rimane dietro i barrel, sta lì tranquillo. Ho fatto qua sotto una stanzetta con i watt, anche loro alimentati con gli exciter, ne ho due che da quella cosa là mi producono loch. Ah, sta già finendo la cellulosa, cazzo. Producendo loch vengono qua e mi fanno il. Ah, ho finito la redstone e la gunpowder. Questo sistema alimentava quell'impianto lì di energia. Ora, bah, sinceramente che sia disattivato per il momento mi va bene perché tanto sono pieno. Ah, ecco, si sta un po' alla volta ce la fa forse a svuotarsi. Perché il quarry prende l'energia da qua, chiaramente. Questo è collegato anche lui a un exciter e quindi anche se questo è disattivo, lui riceve comunque un po' di energia. Nello specifico, come si faceva a mano vuota? 300 RF a su tick può ricevere da questo exciter e lui da lì butta questo che butta al quarry. Però in effetti, visto che il quarry lavorava a sprombattuto, si è riempito un po' tutto, quindi che si sia fermato l'impianto per il momento mi va anche bene. Cos'altro c'è da farvi vedere? Fuori, sinceramente, mi sembra che vi ho fatto già vedere abbastanza tutto. Ho fatto tutto il giro della mia base con dell'acqua. Ah, qua c'è l'exciter, l'entangler collegato al generatore principale.
Ho fatto tutto un giro di acqua attorno alla base per tenere lontani i mob. In realtà non ce ne sarebbe più bisogno perché mi ha droppato nelle varie ricompense, non mi ricordo se quella leggendaria o la epic, mi ha droppato questo item stupendo che non avevo capito come funzionava, ma sono andato a cercarmelo su internet. La Magnum Torch è fantastica, praticamente impedisce lo spawn dei mostri. Tranne quelli generati dagli spawner, quindi gli Enderman da qua e i porchi pig da quello là in fondo escono comunque. Quindi io non mi devo più sorbire le ondate di ragni, di zombie, eccetera, eccetera, che spawnavano tutte le notti, ma cioè, oddio, spawnano lo stesso, ma spawnano a 32 blocchi, se ricordo bene, di distanza dalla torcia. E quindi nella mia base sono più che tranquillo. Avevo fatto, sempre per lo stesso motivo dell'acqua tutto attorno alla base, avevo fatto il soffitto e il pavimento completamente cosparsi di stone slab perché chiaramente i mob non spawnano. Non spawnando mob sulle slab mi sembrava la cosa più logica da fare e poi sinceramente anche esteticamente non mi dispiace l'effetto che danno combinato con il Tyrian e i laboratori block. Ho visto quanto sono fighi sti blocchi, almeno a me piacciono molto. Se vedete, tutta la mia base è stata costruita con lo stesso criterio, quindi ci sono Tyrian che fanno da cornice e laboratori block che fanno da riempimento. Bon, questo per quanto riguarda la mia base principale. Poi qui ho fatto con l'RF Tools, il Dealing Device e i due teletrasportatori, quello, il ricevente e il trasmettitore. Sono andato chiaramente, mi sono fatto il razzo Tier 2 e il razzo Tier 3, mi sono fatto tutti i viaggetti, portandomi sempre dietro tutto il materiale necessario. Alla prima visita piazzavo subito la mia base, che consiste in un vabbè, ma adesso ve la faccio vedere. Scegliamone una che non sia la stazione spaziale, quella è una storia a parte. Vi faccio vedere Venus, visto che è dove c'è il quarry. Adesso ci tippiamo di là. Qua, visto che c'era il villaggio, ne ho approfittato e ho occupato abusivamente una delle casette della popolazione. Ecco le mie basette, oddio. Le mie basi sui vari pianeti sono tutte fatte allo stesso modo, ovvero un 9x9 con gli alberi, cioè un 5x5 con gli alberi agli estremi, in mezzo gli oxygen collector che buttano l'ossigeno all'oxygen bubble distributor, che tutto quanto viene alimentato con 6 Stirling Engine, anche se in realtà forse ne basterebbero 2, 3. Ne ho messi 6 perché ogni tanto gli attaccavo il quarry direttamente a questo sistemino. Alimentati ad idrogeno tramite quella dimensional chest che vi facevo vedere prima. Qui c'è sempre con lo stesso collegamento. Qua sotto c'è un simpatico stronzo. Vabbè, rimane lì. Il sistema di teletrasporto che io collego di volta in volta, una volta sola. Non mi piace tenere aperto il teletrasporto, anche perché magari sbagli a teletrasportarti e vuoi andare da una parte e invece finisci dall'altra. Qua fuori sono cresciuti un sacco di alberi non voluti, sono cresciuti da soli, quindi tanto ben venga, mi fanno da schermatura, solo che ci sono quei blaze fastidiosi che ogni tanto danno fuoco a tutto. Questo è quello che ho setacciato col quarry fino adesso. Il quarry sta ancora lavorando, gli manca ancora quel quadratino lì, che vede questo quadratino qua dove sono adesso. O forse no, sì. Ah no, gli manca anche tutta questa striscia. Ne ha ancora per un po', ok. Poi io per abbellire ogni tanto gli ho piantato qualche alberello che mi avanzava. I fiori sono venuti su da soli, va bene lo stesso. E questo è quanto. I Venus Crystal sono abbastanza una rottura di cazzo perché sono abbastanza rari e fare 64 pezzi di Naquadan è piuttosto lungo.
Ora, le altre basi sono praticamente identiche, cambia la struttura perché su ogni pianeta l'ho fatta un po' diversa, nel senso ho sfruttato la Terra che c'era, questa di Marte che era la prima è quella un po' più che ho sviluppato un po' più, di più, però il concetto è sempre alla base di tutto, c'è sempre lo stesso principio costruttivo. La stazione spaziale. La stazione, bisogna fare attenzione che questo sia carico, perché mi è successo una volta che sono morto a metà del viaggio perché gli era finita l'energia. La stazione spaziale. Ho finito l'ossigeno, cazzo. La stazione spaziale per il momento è molto provvisoria, nel senso che quando la create la prima volta, lui vi crea questa cazzo di piattaforma per far partire il razzo e questa stanzetta del culo. E basta. Il problema di lavorare qua sopra è che, come vedete, non c'è ossigeno, non c'è gravità, non c'è niente. Se voi vi staccate dal pavimento, finché siete sul pavimento va tutto bene, ma se vi staccate dal pavimento, ragazzi, è una fatica tornare a muoversi come si vuole. Vedete, finché uno sta sul pavimento è come stare su qualsiasi pianeta normale, ma come vi staccate è ingovernabile. Io con la wand quella per costruire ho iniziato a fare questi corridoi e ho fatto soprattutto la stanzetta qua del verde. Però francamente ci ho messo davvero un sacco di tempo perché chiaramente ogni volta che ci si stacca dal pavimento è assurdo, ragazzi, non ne vale la pena. L'idea di fare la base qua è davvero... Oddio, non c'è abbastanza energia forse. Sì, forse sì, dai che sto morendo, meglio che me ne vado. L'idea di fare la base qua, sinceramente, non conviene a nessuno. Se uno c'ha davvero tanto tempo da buttare e ha tantissima pazienza, ci può fare un pensiero, ma finché non c'è una base un po' più solida costruita, lavorare lì nello spazio completamente vuoto è davvero una tragedia. Quindi, boh. Io ve lo sconsiglio, poi magari voi mi direte che mi sbaglio io, ma non ne vale la pena. Diciamo con la luna così bella sviluppata e tutto, non conviene forse spostarsi da qua. L'unico inconveniente della luna è che ogni tanto un meteorite arriva e magari fa saltare un po' del soffitto. Bisogna farci attenzione perché si muore anche senza ossigeno. Ah, tra l'altro, a proposito di senza ossigeno, io vado a ricaricarmi e vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato magari di ispirazione a qualcuno per provare a giocare Minecraft moddato. Ripeto, questa è la mia prima esperienza con Minecraft moddato. Devo ringraziare Marco Scron perché vedendo i suoi video mi ha fatto venire proprio voglia di provarci e sono davvero molto molto contento di averci provato perché è molto più divertente che non il Minecraft normale. Detto questo, io vi saluto. Ciao ciao!